Le vostre domande, sono molto, la mia, il mio commento è che sono contentissimo per i miei ragazzi, poi rispondo volentieri. Coach, dentro la serie, l'evoluzione più importante nelle letture, nell'impatto, nell'energia, nel gioco piacevole, cattivo, mortifero, l'avete data voi, credo che insomma la partita di oggi l'avete detto a più riprese. Guarda, sono state partite, finalmente solo oggi siamo riusciti un po' ad avere la fluidità offensiva che abbiamo sempre avuto, e secondo me l'abbiamo avuta perché abbiamo accettato di non essere più quelli della regular season, ma perché in questo campionato pressoché nessuna squadra è attrezzata per giocare 10 partite in 20 giorni, e chi lo capisce per primo, chi lo accetta, chi sa che non può essere lo stesso giocatore, chi sa che non può giocare la stessa pallacanestro, lo accetta, non è frustrato, alla fine riesce a mettere qualcosa in più perché riesce a essere più lucido. Oggi siamo stati estremamente lucidi, ognuno ha accettato il proprio stato fisico, il fatto che non si potesse fare, tra virgolette, passatemi il termine, champagne, ma si dovesse essere precisi, l'abbiamo fatto, abbiamo cercato quelli che potevano essere i nostri punti di forza, e oggi abbiamo trovato una serata al tiro che è un po' più simile a quello che abbiamo sempre fatto di solito. Le altre volte non siamo stati capaci di farlo sempre, la gara 2 l'abbiamo vinta di nervi, di garra, ma non certo di quello che ho appena detto. Qua l'altro giorno abbiamo fatto 30 minuti discreti, poi abbiamo perso completamente il bandolo e oggi invece l'abbiamo fatto per 40 minuti. Cosa avevo detto? Sì, sì, no, certo. Ora ricordo. Facciamoli andare a giocare dentro. E l'impressione è stata che questa evoluzione, insistendo, l'hai sempre avuta. E Verona ha seguito un'idea di gioco che voi eseguivate. Mi sembra qualcosa e sbattendoci invece. Allora, innanzitutto il gioco è così. Quello che ti prende che ti lascia la difesa, tu devi prendere. Quindi non è che noi abbiamo cercato di togliere delle cose, gioco forza, una squadra ben allenata e intelligente con giocatori di valore va a prendere dove ci sono i vantaggi. Quello che io ho detto in gara 1, siamo stati in grado di farlo davvero solo oggi perché c'era l'idea di forzarli da certe parti, ma poi comunque eravamo attirati dal pallone e abbiamo comunque lasciato dei tiri da tre punti che non dovevamo lasciare. Oggi l'abbiamo fatto veramente quasi mai una o due volte e quindi siamo riusciti. Chiaro che Verona è una squadra che ama tirare da tre punti perché nei giocatori, nelle sue caratteristiche, c'è il tiro da tre punti, ce ne sono tantissimi, cioè sarebbe un delitto che Verona non giocasse per tirare da tre punti, voglio dire, lo farebbe qualsiasi squadra con queste caratteristiche, e tu devi essere bravo a capire che è una partita diversa da quelle in cui magari sei stato posto di fronte durante la stagione. Ci vuole del tempo a volte, anche nella serie, non basta una partita, non ne bastano due. Poi è una squadra giovane che ha bisogno di capire, sbatte la testa, però oggi è stata una squadra, la mia, che sembrava giocasse con grande consapevolezza. Non è finito niente perché, voglio dire, i valori, poi penso che rientrerà anche Amato adesso perché l'ho visto scaldarsi, quindi penso che i valori siano pressoché simili in questo momento, poi lasciamo perdere la carta in questo momento, e quindi può succedere veramente di tutto. Alla faccia dello champagne, perché guardando le cifre, veramente 95 punti segnati in una serie, 6 giocatori quasi sempre in doppia cifra, una situazione che i numeri danno molta positività, ma da quella famosa conferenza stampa di gara 2, quando hai detto se andiamo avanti così usciamo dalla serie perché non siamo mai entrati in campo, dove hai lavorato per arrivare ad ottenere una partita, non so se puoi definirla perfetta, ma quasi. Dove si lavora? Si lavora al video, perché non c'è forza e tempo di stare in campo troppo, e si cerca di far capire ai giocatori che, allora, cioè, diciamo che dentro un giocatore ci stanno 100 informazioni, 100 cose, no? Se tu sposti l'attenzione all'interno di queste 100, 50 o 60 cose tecniche o tattiche, alla fine ti rimane 40 di aggressività, di garra, eccetera. Noi avevamo, e questa è colpa mia perché pensavo fossimo pronti a farlo, invece avevamo spostato troppo l'attenzione su alcuni aspetti tattici, tecnici, e siamo entrati in campo due volte con poca garra.
abbiamo trovato un equilibrio, nel senso che ai playoff non si vince senza capire che cosa stai facendo, però siamo riusciti a occupare meno spazio delle nostre energie mentali per capire dove dovevamo andare, per riservare all'aspetto fisico, all'aspetto della energia, all'aspetto dell'intensità, quello che fosse sufficiente per competere con Verona. Ecco, questo è quello che è un po' successo. Un altro elemento del collettivo che è venuto fuori, che è emerso, al di là dei numeri, proprio l'atteggiamento in campo dei giocatori, e provo a citare il momento in cui i due punti facili di Roberts con la schiacciata fallita sono stati subito recuperati dalla tripla di Roberts. Poteva essere un elemento che cambiava l'inerzia del match? Ma magari se fossimo più tredi, adesso non mi ricordo, ma eravamo sopra la doppia cifra di vantaggio, sicuramente poteva essere una botta importante, ma era il secondo quarto, non si vincono le partite al secondo quarto in trasferta da nessuna parte, quindi sicuramente poteva essere una botta, ma fossimo andati anche due punti avanti non cambiava nulla, secondo me non è lì la situazione chiave della partita, è stato un continuo essere concentrati, un non lasciare mai spazio, questo sì. Gara 5? Oh, vediamo cosa succede. Mi aspetto un palazzetto come io non ho mai visto in 8 anni a Treviglio. Questa deve essere la base. Poi noi dobbiamo fare il nostro e poi chi è più bravo vince. E se vincono loro, gli stringiamo la mano. Se vinciamo noi, torniamo a Treviso. Torniamo perché io ci sono stato tanti anni.